Ci troviamo al Palabigi al termine dell'incontro di Serie A2 fra Conad Reggio Emilia e Ortona. Mi trovo qua con il mister del Conad Reggio Emilia. E questa sera purtroppo la partita si è terminata 3-1 a parte di Ortona. E quali sono le cose positive e le cose negative dei ragazzi stasera? La chiave di questa partita indubbiamente è stato il servizio, dove Ortona è stata fortissima al servizio, ha battuto benissimo per tutto l'incontro, con grande efficienza, con tante variazioni, e ci ha messo un po' abbastanza in difficoltà in ricezione. Poi noi con palla alta abbiamo faticato un po' con l'attacco. E di contro noi invece non siamo riusciti a metterli in difficoltà in ricezione. Loro hanno fatto una gran partita in quel fondamentale, noi invece dobbiamo crescere in battuta, dobbiamo lavorare, dobbiamo stare lì in palestra e lavorare su questo fondamentale, dove abbiamo le capacità per poterle migliorare. Abbiamo dei buoni battitori, ma dobbiamo trovare più continuità e più efficienza. Per il resto la squadra comunque si è impegnata, non ha ceduto mai, siamo stati in partita fino alla fine, eravamo 4 punti sotto, siamo riusciti ad arrivare sul 24 pari, abbiamo avuto anche una palla magari per andare in vantaggio noi, quindi ripartiamo da quello, ripartiamo dal primo set giocato bene, un po' in tutti i fondamentali, dobbiamo ripartire da quello. Esatto, il cammino è ancora lungo, quindi bisogna raccogliere cose positive, lavorare, tanti palestra e pensare poi alla prossima partita. Sì, sicuramente, quella è la cosa fondamentale. Poi dispiace perché volevamo dare una soddisfazione al pubblico di Reggio Emilia, era la prima in casa, quindi volevamo comunque fare bene, quindi questo sicuramente siamo dispiaciuti tutti.